Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact, sono il vostro crocodilo Matto700 che vi parla e siamo qui con l'Abyss Spirale, una volta chiamato Spirale Abyss. Bene, abbiamo già fatto la nostra quinta porta, andiamo a fare la sesta porta. Ma prima, usciamo qua, andiamo sul nostro personaggio del fuoco, di Luke. E aumentiamo la sua costruzione. Andiamo a metterla. Perché di Luke è un personaggio veramente che si serve in questa parte. Quindi andiamo a equipaggiarlo. Perfetto. Di Luke infligge 15% di danni extra agli avversari in cui punti saluti sono superiori al 50%. In poche parole, all'inizio faremo danni 15% di in più di danni. Bene, andiamo con... Entriamo di nuovo nel nostro spirale. Eccoci qua. E andiamo di nuovo. Come vedete, ci sono tanti personaggi di ghiaccio e il fuoco si serve. E come vedete, sempre... c'è sempre il personaggio che si serve fuoco sopra e sopra sempre acqua e ghiaccio, quindi andiamo. Quindi sopra andiamo a mettere Keia, Diona, Diluc e andremo a mettere Bennett o Starling per fare più danni da fuoco. Andiamo su Lin. Si sposta con L3 per selezionare l'altra squadra. Andiamo a mettere acqua, ghiaccio, elettrico e fuoco. Vediamo se abbiamo sbagliato qualcosa. Curatrice c'è, sia sopra che sotto. Forse ho invertito la curatrice con pazienza. Perfetto per quello che mi sembrava sano, perché ho invertito la curatrice dell'acqua con... Solo al contrario, la curatrice deve essere sempre sulla freccia a destra. Io l'ho messo. Invece ho spostato Barber. Ma andiamo. Pazienza. Se vedete che mi farò confusione è perché ho sbagliato come metterli. Per quello che mi sembrava così strano la composizione. Poi dovevo distruggere tutta la squadra per spostarli di ruolo. Aumenta i danni ai personaggi inflitti ai punti deboli degli avversari di un 30%, difesa meno 15, attacco più 40, difesa più 30. Come detto, cura poco la prima squadra, però l'attacco vince la difesa. Quindi, se non si fa a fare la partita, sapete perché. Bene. Pensavo che si spostasse, invece no, perfetto. Attiviamo più fuoco possibile. Attiviamo anche il ghiaccio, tanto a questo fiore qua facciamo lo stesso anche danni con il ghiaccio. E poi sono nuovo fiore. Vi raccomando, siate sempre forti con un po' di fuoco, perché se il fiore non riusciamo a interrompere questo qua, attacco qua, siamo finiti, perché fa una bombardata di ghiaccio molto molto molto, che fa molto danno. Dopo mi dimentico sempre di attivare la barriera di Diona, che è molto utile. Se l'attivo
perché è sedativo. E questo che qua faremo tanti danni quando distruggeremo la barriera. Questa qua, da dove un po' e facciamo tanti danni. Ricordiamo che la costruzione di Diluc dà sempre un bel vantaggio. Se sono di due fiori. Come avete visto, basta un colpo ben assestato per distruggere la difesa del fiore come fuoco. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Salinga un buon attacco supremo. Fa parecchi danni del fuoco. In questa squadra c'è Razor, quindi non dovremmo avere problemi. Il fiore è più resistente di quello che pensavo. Ecco, il fiore non sa più. Attiviamo la super. Non è arrivato neanche a attivare la sua difesa, che dovevamo usare l'elementare per distruggerla. Poi controllare anche scarico. Qua passiamo sia danni da ghiaccio che da elettrica. Gli attacchi normali si sono tramutati grazie a Konyu alla sua barriera. E quindi passiamo danni sia elettrici che da ghiaccio. I fiori sono più resistenti di quello che sembrano, però Razor è sconfitti senza nessun problema. Andiamo con la prossima piano. Se vedete che non mi muovo più è perché il controller ha deciso di abbandonare la batteria, ha deciso di abbandonare il nostro controller. Cambiamo dopo. Se vedete che non mi muovo, attiviamo. Danni fisici, personaggio più 25, velocità, attacco normale, personaggio 25. Sì, facciamo velocità. Attaccheremo molto più velocemente. Penso dovrebbe durare abbastanza la batteria. Il controllo. Però non è mica detto. Andiamo a sconfiggere quelli piccolini. Vuol dire che Diluc guadagna velocemente la sua super. L'unica pecca di Diluc, la sua super allontana troppo i nemici. Veramente allontana troppo i nemici. Buono, può essere un vantaggio perché abbiamo il tempo di cambiare personaggio. Ok, c'è un Samano molto cattivo. Samano, non curare i tuoi compagni. Se devi curare qualcuno, cura me. È tornato il nostro Samano. E qua. Perfetto. Ora abbiamo il nostro Salin per distruggere sia il scudo che la barriera del nostro Samano. Mago, Saman, mago. Devo decidere poi qual è che è il mago e qual è il Samano. Perché si può calcolare tutti e due Samani e maghi. Se avremo un personaggio dell'acqua, con la barriera qua potremmo congelare questi colossi qua. E in quel modo noi potevamo aggirarli e colpirli alle spalle direttamente. Andiamo a sconfiggere questo arciere. Perfetto.
Si stanno mettendo un pochino, però sono un po' sedendo. Certo, se avevamo Lazar in questa squadra non saranno problemi. Attiviamo sia fuoco che ghiaccio. Sconfiggiamolo. Perfetto, abbiamo fatto un extra danni elementari con tutti questi personaggi. Abbiamo fatto ghiaccio e fuoco danni estremi oltre ogni nostro limite. Una volta c'è una isolarmi, poi passa a Lazar e per magia sono scomparsi. Devo dire che se ne sono veramente, ho sbagliato combinazione, veramente mi accorgo veramente che ho sbagliato come mettere i personaggi, perché se ho quella combinazione da fare e sbaglio il personaggio. Bene, i samani che del vento non volevano che mi allontanasse dai nemici, quindi abbiamo fatto fuori tutti i nemici dato che eravamo dentro nel loro tornado. Così i samani del vento non si sono troppo presi male. Che colpo che si è dato. Abbiamo già fatto fuori già 25 nemici con questa squadra. Perfetto, abbiamo fatto molto velocemente con questa squadra qua. Bene, continuiamo. Si manca l'ultima porta. Il controller sta luccicando parecchio. Sta lampeggiando. Molto, molto, molto. Quindi forse si lascerà prima del video. Danno personaggio da attacchi normali caricati più 20%. Consumo vigore attacco caricato personaggio meno 50%. Questo. Perfetto. Perfetto, Giona è pronta. A dirlo che gli serviva proprio una curata. Ciao Colosso! Come va? Per distruggere la sua barriera bisogna avere la spadona. Per fortuna che di Luke ce l'ha. Quindi siamo già a metà lavoro. Dopo attiviamo anche la super e la barriera di Diona, quindi di Luke può combattere al massimo. Dopo attiviamo sia la super del ghiaccio che quella del Sterling e come vedete il personaggio nemico è andato. Di Luke è arrivato anche troppo tardi a fare la super perché i danni sono immensi con le combinazioni. Bisogna ricordarsi che gli elementi contano tanto in questo gioco. Attiviamo la super di Bennett per aumentare l'attacco di Lazar. Dov'è che? Ah, sono solo slime. Perfetto. Ecco, sono già apparsi adesso due stamani. Sconfiggiamo il slime perché appena che cambierò personaggio la super di Lazar scompare. Non pensavo di avere problemi a sconfiggere nemici di livello 60 con personaggi di livello 90 e 80. Già con... Bene, premuto tondo. Sono uscito. Tanto è
L'ultima peccato che non abbiamo potuto vedere le stelline che prendevamo, ma si vedrà fra un attimo se prenderemo tutti i punti. Sono stati dispesi perché a forza di combattere con un tondo si premono una volta di troppo perché è molto veloce dall'attività del gioco. Abbiamo preso tutte 9, 9 su 9. Quindi 300 prima zen e 60.000 di mora. Perfetto, spero che vi sia piaciuto il video, se è così mettete un bel pollice in su, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Ciao ciao, al prossimo video, ciao!